Lo sportello del cittadino sulle problematiche di Taranto Savvito è in collaborazione con B&B Albergo La Manna, l'edicola di Francesco Castelli, Phoenix Acconciature, 2C Ferramenta, La Baguette, Sguardi dal Mondo, agenzia di viaggi e turismo. Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, San Vito, Viale del Tramonto. Siamo in compagnia di Irene La Manna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, che ha lanciato una petizione che ha riscosso un notevole successo, finalizzata a far sì che su questo tratto di strada, su appunto Via del Tramonto, sia istituito il senso unico di marcia, perché la strada, al di là delle apparenze, è molto ma molto stretta. E come fanno a passare due macchine che vanno in senso opposto? Rischiano di scontrarsi. È proprio così Luigi. Questa volta il gufo si siede sul libro della cultura e del buon senso civico, oltre che del codice della strada. Ovviamente questa Viale del Tramonto è una strada lunga ma poco larga, perché sono circa 3 metri di strada, a parte i parcheggi, Ecco, Irena, vorrei precisare una cosa, un aspetto, che un tratto, un bel tratto, è riservato ai parcheggi. Le linee, le strisce sono scolorite, ma qui è questo tratto è parcheggio, per cui è come dire il tratto, in cui il tratto percorso dalle macchine va da qui sino al marciapiede, che 3 metri in tutto, è molto esiguo al di là delle apparenze, per cui l'unica soluzione di salvezza è il senso unico di marcia. sì, soprattutto durante il periodo estivo. Noi lo chiediamo solo e esclusivamente per il periodo estivo, quando purtroppo la zona è popolata anche da persone che appunto non rispettano molto il senso civico, quindi non rispettano i parcheggi, non rispettano il non dover parcheggiare sui marciapiedi, e quindi si creano dei veri e propri ingorghi, ma soprattutto non rispettano i divieti di parcheggio sul lato Ne sinistro. parliamo la sera con la musica La sera con l'alcol, neomelodica. la sera con l'alcol, la musica neomelodica e Però a me piace la quant'altro. musica neomelodica. La musica neomelodica La musica in genere. ascoltata in maniera sobria va benissimo, però se oltre al pericolo dato dall'alcol abbiamo il pericolo delle auto in doppia fila su una strada che paradossalmente dovrebbe essere a doppio senso, anzi è a doppio senso, è chiaro che lì si intravede il pericolo C'è stradale. proprio, altro che si intravede. C'è, e purtroppo si è verificato in più di qualche caso. Anche lo scorso anno un'ambulanza Ecco, non è riuscita. questa petizione verrà presentata all'amministrazione comunale, al comando di polizia municipale, proprio per sensibilizzare le istituzioni a questo problema. Questo importantissimo problema, soprattutto quest'anno, quando all'apertura del nuovo lido dell'associazione San Michele Arcangelo, che ci ridonerà un pezzo di bella storia del nostro territorio, verranno meno notevoli parcheggi. Quindi chiaramente più l'area cantierizzata dall'assessore Lo Noce, praticamente i parcheggi diminuiranno notevolmente, la strada si restringerà. Però facciamolo vedere il gufo, perché merita di essere, come c'è anche il gufo sulla Sulla maglietta, maglia ormai sempre l'icona creata, made by assessore Vincenzo, detto Enzo De Gregorio. Lui ha creato questo mito del gufo. questo marketing del Marketing. territorio. Ormai io ho visto in qualche vetrina di qualche negozietto in centro proprio il gufo con scritto Attenzione però, perché tanto. poi De Gregorio potrebbe chiedere il copyright e i diritti d'autore. Attenzione, dobbiamo stare attenti. E bisogna dirlo ai negozianti. Griffati De politicamente. Gregorio. Però potrebbe anche essere una bella occasione, essendo ormai dei gadget per Taranto, per fargli provare un altro assessorato, quello al turismo, E al perché marketing è territoriale. al marketing. Sperando che faccia un po' meglio. E sperando che, insomma, in questo settore almeno qualcosa l'ha data il gufo. Comunque, ritornando, l'appello alle istituzioni a istituire il senso unico di marcia qui in Via del Tramonto a San Vito Taranto. Assolutamente sì, per la tutela dei cittadini, dei residenti, dei fruitori del litorale durante il periodo estivo e soprattutto della sicurezza stradale.